L'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, in collaborazione con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia GP, ha organizzato il convegno dal titolo Agnello, cibo della festa, simbolo religioso della tradizione gastronomica regionale. L'evento, tenuto presso l'Officina del Gusto, ha sottolineato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, nasce dalla sinergia tra sistema della formazione, mondo della produzione agroalimentare e istituzioni che condividono l'obiettivo comune di promuovere un prodotto locale come l'agnello, simbolo della tradizione pastorale e mezzo di tutela della biodiversità. E noi vogliamo proprio valorizzare questo prodotto tipico ed eccellente del nostro territorio e quindi valorizzare l'agnello, che è un po' il simbolo della nostra tradizione culinaria montanara, ma è anche il piatto tipico di tante festività e celebrazioni anche religiose. Ma poi vogliamo anche affermare l'importanza di promuovere un Abruzzo sempre più sostenibile, perché l'attività pastorale è quella che mantiene viva la montagna e quindi fa sì che la grande biodiversità della flora sia sempre un fatto importante e stabile nel nostro territorio. L'abbandono dei pascoli da parte delle greggi significa proprio questo, perdita della biodiversità, e quindi noi vogliamo sostenere quest'idea di un Abruzzo fortemente sostenibile. In merito alla campagna degli animalisti sulla strage di agnelli nel periodo pasquale, Nunzio Marcelli, presidente del consorzio Agnello del Centro Italia, ha aggiunto che al di là di qualche opinione di animalisti che non sempre conoscono la fisiologia degli animali e i quali però, siccome sono dei cacciatori di like e non solo di like ma anche di altre posizioni di consenso, stanno facendo delle campagne stampa molto invasive, anzi al limite della sopportazione, in cui stanno criminalizzando chi svolge questa attività, un'attività che è antica quanto l'evoluzione dell'uomo. Se conoscessero un po' di teologia o quantomeno anche delle sacre scritture, dovrebbero ricordarsi che Caino e Abele rappresentavano l'uno l'agricoltura e l'altra la pastorizia, proprio come fattore determinante per lo sviluppo del genere umano.